Oh, ciao ragazzi, dovremmo esserci. Prima live su Twitch. Benvenuto Eguardo, Eguardo con la G, vabbè. Allora, come state? Tutto bene? E per rompere il ghiaccio, so che una breaking news, c'è il MUR che ha dato una nuova disposizione e sembra che il concorso di specializzazione sia a luglio, contrariamente a tutte le previsioni, anche mie, che pensavo che non ce la facessero organizzare tutto per luglio. Quindi, insomma, manca veramente pochissimo tempo e, insomma, penso che l'ansia possa cominciare a salire un pochino. Quindi, cosa faremo stasera? Vediamo un po' se qualcun altro arriva, che comunque sono appena le 6. Risponderò a tutte le vostre domande qua in chat e nel frattempo se famo una biretta e facciamo qualche sutura. Che qua ho approntato tutto il paddino, come avete visto anche su Instagram. E, insomma, facciamo un mezzo corso, mezzo cazzeggio, insomma, basta che manteniamo un po' viva la situazione e scrivete quello che volete qua sotto in chat. Benvenuto Blaze85. Allora, io direi di cominciare a preparare un pochino. Vediamo un po', so se chi di voi ha già un kit. Benvenuto Trito999. E passiamo all'altra schermata, allora. Quindi cominciate a chi ce l'ha ad affrontarvi con il kit. E vi faccio vedere cosa facciamo. Benvenuto Jove Decri. Passiamo all'altra schermata. Voilà. Accendiamo. Eccoci qua. Allora, questo è il nostro paddino per le suture. Una cosa sintetica perché se andate a comprare il pollo, il maiale, eccetera, dovete usufruirne, diciamo, entro un paio d'ore perché sennò si diventa uno schifo. Si va tutto a male. Vediamo l'inquadratura. Ok, allora, di che avete bisogno per fare le suture? Parte paddino o similari. Avete bisogno di quest'altra cosa. Questo. Che è. Regoliamo il fuoco. Ok, che sarebbe il kit del piccolo chirurgo, ovvero un po' di strumenti che ci potranno servire adesso ma anche in futuro, perché insomma gli strumenti più buoni sono sterilizzabili, quindi si possono usare nella real life. Allora, che cosa ci serve per cominciare veramente? Ci serve innanzitutto questo, che è il portachi. Che cos'è il portachi? Come vedete è una specie di attrezzo simile a una forbice che però non taglia, perché questa parte qua, iniziale, la punta, serve proprio a prendere l'ago e a portarlo. Aspettate un attimo, devo sistemare una cosina. Browser. Intanto vedo che qualcuno di noto che conosciamo sta arrivando. Allora, quindi questo qua è il portachi, serve appunto per portare l'ago, per essere inserito sull'ago e poi per fare la sutura. Quindi questo lo teniamo nella mano dominante, che per noi sembra la destra per i destromani o destrimani e sinistra per i mancini. Dopodiché che ci abbiamo? Altra cosa fondamentale è questa qui, la pinza. Mettiamola un pochino a fuoco. Ok, questa pinza è una Hudson con i denti. E questi sono i dentini. A che servono i dentini? Servono soprattutto a divaricare i lembi cutanei, per esempio, a fare questo. Così. Quando divarichiamo poi creiamo un pochino di spazio. Benvenuto Rgberserk. Creiamo un po' di spazio per infilzare l'ago e quindi poi per avere un po' di viaggio in più per sapere dove dobbiamo andare. Poi qui c'è anche
quest'altra pinza, che è una pinza senza denti. La pinza senza denti, soprattutto se schermata, si usa soprattutto quando abbiamo a che fare con tessuti un po' delicati e quando dobbiamo coagulare. Quindi questa qui senza denti la usiamo con la mano dominante, perché dobbiamo andare qui dove c'è il vaso che schizza e appunto coagulare. Quest'altra invece la usiamo nella mano non dominante, quindi per esempio per me la sinistra, perché con la sinistra dobbiamo divaricare mentre con la destra passiamo l'ago. E fino a qui tutto facile, sembra. Qui che abbiamo? C'abbiamo un'altra robetta, tra cui la forbice, però è una forbice normale. Bisogna solo ricordarsi che in chirurgia, quando ci sono strumenti del genere, dobbiamo mettere il primo e il quarto dito, quindi non il primo e il terzo, ma il primo e il quarto. Così. Non mettete mai il primo e il terzo, soprattutto se andate a fare il tirocinio in chirurgia, perché insomma se la prendono a male, è una cosa che non si fa, è una delle regole non scritte. Dopodiché abbiamo questo, che magari non si capisce che cosa serve perché manca la lama. Qua ci va la lama, infatti questa è una lama, è un manico porta bisturi, infatti qua ci andrà la lama e poi con questo andiamo a incidere. Montare la lama è una cosa abbastanza pericolosa, quindi insomma cominciate a esercitarvi con le lame spuntate, che sennò poi è un attimo che vi fate male. Questo invece, che sembra un portachi ma in realtà è curvo, è una Kelly, una Kellina, piccolina. Di solito le Kelly si usano per bloccare i grossi vasi che sanguinano, quindi si mette così, si blocca il vaso e poi si fa quello che si chiama una legatura, quindi si mette un filo qua attorno, si stringe e poi il vaso si blocca, non sanguina più. Ok, una volta che abbiamo tolto tutta sta roba, ci manca ancora il filo. Qua abbiamo una bella scatoletta di fili appena rubata in ospedale. Si possono rubare perché molte volte gli ospedali... Vedete, una bella... Allora, Blaze 85 ci chiede, quindi tutti gli strumenti vanno bene sia per i mancini che per gli estremani? Sì, sono fatti apposta. Perché, come vedete che non sono perfettamente speculari destra con sinistra. Quindi se sei destro lo usi così, se sei mancino lo usi così. Anzi, uno dei trucchetti che si fa in chirurgia ai primi tempi è proprio quello di cominciare a fare i nodi, ma anche le suture, sia da una parte che dall'altra, perché è troppo facile per un destro fare le suture così. Poi devi cominciare a farle anche così, tutto specchiato, cioè come se andate a guidare in Galles e vi trovate il cambio a sinistra, dici ma che è sto casino. Però in chirurgia può essere utile, perché un sacco di volte magari siete tutti storti in una situazione particolare in cui dovete suturare con la sinistra e lì dovete imparare a fare le cose anche dall'altra parte. Una cosa che in realtà è solo da destrimani è la forbice. Non lo so perché, però se prendete la forbice e tagliate, così riuscite a tagliare. Io invece con la sinistra, sa qual è l'arcano motivo, non riesco a tagliare. Non so se c'è un motivo particolare oppure sono io che sono impedito, però insomma. È una cosa che alcuni colleghi mancini anche hanno avuto un po' di difficoltà, perché non tagliano se vengono usate con la sinistra. Però a parte quello è tutto quanto specchiato, diciamo, speculare, destra con sinistra. Allora, quindi una volta che ci abbiamo il nostro filo, questo qua, dobbiamo aprirlo. Allora, qua già è tutto verde, quindi per far finta che sia un capo steglie. Che dobbiamo fare? Dobbiamo aprirlo in modo steglie, perché questa cosa qui, questo primo involucro, è un involucro non steglie ovviamente, perché dobbiamo toccare con le mani. E quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che la parte interna, che ovviamente è sterile, non venga a contatto con le mani e abbia un tragitto il più breve possibile da qui fino a qui. Come facciamo? La mettiamo in alto, quindi stiamo così in alto, e lo facciamo semplicemente cadere. Quindi è caduto sul campo sterile e da qui in poi possiamo considerarlo sterile, quindi questo lo mangiamo con i guanti sterili della misura adeguata.
Qua vedete che ci sono un sacco di iscritte. Mettiamo un po' lo zoom. Ok. Tutte queste iscritte hanno un perché. Allora, Polysorb, vabbè, è la marca. Dredge. Ok. 4 zeri è la dimensione. 4 zeri è un filo che tende ad essere un pochino piccolo. Piccolo di diametro. Perché quando si va avanti con i numeri, quindi 4 zeri, 5 zeri, 6 zeri, 7 zeri, si vanno ad avere dei fili sempre più piccoli. Considerate che il capello umano corrisponde a un 7-8 zeri e il 10 zeri è praticamente invisibile, quindi si usa solo in oculistica con il microscopio operatore. E quindi più andiamo invece dall'altra parte, quindi 3 zeri, 2 zeri, 1 0, 1, 2, 3, e si hanno i fili sempre più grossi. Considerate che un filo 0 è un filazzo che usiamo solo per attaccare i drenaggi, non per altro. E i fili, quelli più grossi ortopedici, sono dei fili 3, 4 e così via. Per esempio il filo di acciaio che serve per suddurare lo sterno, quello è un filo 3, un filo grosso. Poi qua abbiamo l'indicazione sul tipo di ago, eccolo qua. Taper vuol dire taper cutting, tipo di punta. Ok, è un mezzo cerchio, quindi un mezzo qua. Un mezzo vuol dire un mezzo di cerchio, perché ci sono poi gli aghi che sono 3 ottavi di cerchio, un quarto di cerchio e così via. Quelli che sono più di un mezzo, quindi magari 3 quarti di cerchio, sono più adeguati se li usiamo in spazi stretti, perché dobbiamo fare meno fatica a inserire l'ago. Poi qua abbiamo la data di scadenza, quindi questo è scaduto da ben 3 anni, quindi è scaduto prima della pandemia. Qui il tipo di lotto, qui il colore. Questo è un metro, la dimensione quindi è 75 cm di colore viola. La Covidien è la marca, il Polysorb è il tipo. Qua Braided vuol dire è un filo con un rivestimento, è un filo absorbable, quindi è un filo assorbibile, quindi il Polysorb è un tipo di monofilamento assorbibile. Ok, però veniamo insomma alla parte pratica, quindi apriamolo, vediamo cosa ci sta dentro. Parliamo sempre a fuoco così. Okay. Dentro, eccolo, abbiamo il nostro ago riempito, che sta all'interno di un altro intercapedine. Eccolo qua, di un altro aggeggetto di plastica. Questo serve a farlo stare tutto raggomitolato come deve essere, così. Perché sennò 75 cm deve poter stare in uno spazio piccolo. E adesso dobbiamo prendere questo ago. Questo ago lo prendiamo così, lo prendiamo dalla punta. Lo sfiliamo bene bene, perché il filo ha sempre un po' di effetto memoria, cioè vuol dire che se poi non lo sfiliamo si raggomitola tutto. E adesso dobbiamo montarlo. Aumentiamo un pochino lo zoom così si vede bene. Lo dobbiamo montare in punta al nostro portaghi. Vedete? Questa è la punta del portaghi e l'ago l'ho messo qua. Okay. E deve essere messo perpendicolarmente con la punta rivolta dal lato dove devo infilzare. Quindi in questo caso devo infilzare per così e la punta è rivolta verso di me, verso sinistra. E poi ago e portaghi devono essere perpendicolari, questo lo vediamo da sopra. Vedete che sono perpendicolari, perché se noi un errore che si fa spesso è quello di montare l'ago in così. Così è parallelo, se lo monto così io giro e non inficco niente, quindi che lo uso a far così. Ok. Quindi lo mettiamo per così. Ecco. E quindi ruotando il polso posso inficcare l'ago dove voglio. Ok. Quindi adesso ce lo siamo montato e cominciamo a fare le prime suture. Quindi il tipo di sutura più basica in assoluto è quella che sanno fare un po' tutti, è il punto semplice. Il punto semplice sarebbe semplicemente l'ago che passa da una parte all'altra, dopodiché chiudo e taglio. Quindi è un punto molto semplice che si usa anche molto in chirurgia estetica, soprattutto con i calibri molto piccoli. Per esempio
il filo 4-0, 5-0 si usa spesso sul volto. È molto semplice, è un punto di accostamento che però si deve mettere una volta che ho accostato anche gli assoli profondi, per esempio il derma. Lo mettiamo, questo con la destra, quindi mano dominante, con la sinistra mi prendo questo qua, mi prendo la pinza con i denti, l'alzano con i denti e cominciamo a fare una sutura, un punto semplice. Leviamo un po' il fuoco, ok. Allora, qua tutti questi taglietti, vediamo un po', quello che possiamo usare è questo qua, perché è un taglietto abbastanza piccolo che possiamo usare benissimo, anche perché insomma questi tagli qua li ho abbastanza maciullati e quindi insomma capace che si rompa, insomma la 14ª volta che si usa può essere che qualcosa si sbraglia. Ok, quindi prima cosa da fare è qua, estrofletto i margini in modo da capire dove cacchio sto andando questo anno. Quindi vado qua, giro e dentro dalla parte opposta, però devo andare in modo perpendicolare rispetto al margine della ferita, quindi la ferita è messa per così e io devo andare per così perché devo oltrepassare tutti i due margini, quindi devo partire da una parte e arrivare all'altra, quindi così tiro finché non c'ho una codetta, sarebbe la parte finale, abbastanza corta, quindi sui 2-3 cm. Questo perché poi mi facilita l'azione dopo, quindi mi facilita il mio andare a fare il nodo. E anche perché insomma risparmiamo un po' di filo, perché se risparmiamo filo poi con lo stesso filo possiamo fare più suture e la caposata ci ringrazia, perché insomma deve ordinare meno fili. Come si fa adesso? Prendo l'ago, cioè l'ago, il filo con la sinistra, la mano non dominante. Quindi la pinza l'ho mollata, quindi prendo la mollo, prendo il filo con la sinistra, con la destra prendo il portaghi e lo giro due volte attorno al filo, quindi uno e due, lo apro, lo richiudo, quindi ho fatto lo scatto, tiro, ecco qua, e ho fatto il primo nodo. Allora adesso attenzione, perché a seconda di come si tira il nodo può venire bene o male. Il nodo che viene bene è il nodo che viene messo a piatto, quindi che è dritto, così. Se invece tiro dall'altra parte, ecco, vediamo che si raggomitola un pochino. Quindi in questo caso il nodo non è messo a piatto. Mettiamo un po' più a fuoco. Ok. Quindi una volta che poi andiamo a tirare dobbiamo capire il modo, il verso in cui il nodo viene a piatto, quindi così a piatto. Se poi togliamo la presa vediamo che tende un po' ad aprirsi, tutto normale perché non è questo il nodo che serve a tenere tutto, è quello successivo, quindi serve a metterlo a posto, a incavigliarlo, e quindi noi lo facciamo dal verso opposto. Quindi noi il primo movimento l'abbiamo fatto per così, quindi in senso orario, il secondo nodo lo facciamo in senso antiorario, quindi così. Tiro, ecco, tiro finché non ho chiuso il nodo precedente, senza tirare troppo perché sennò si spacca. Una volta che ho fatto questo faccio un altro passaggio in senso orario, quindi inverto sempre il senso di movimento, tiro, ecco, e ho fatto il mio punto. Dopodiché prendo i due capi, e li taglio tutti e due, ecco qua, e ho fatto il mio primo punto semplice. Dopo la prima serie di giri a volte il primo nodo mi si scioglie. Sì, il primo nodo è normale che si sciolga perché in realtà è il secondo nodo che deve chiudere il primo, si deve sciogliere, però deve rimanere un pochino lasso, ma non è che si deve sbragare completamente. Quindi
se vediamo che si sbraga, soprattutto che si apre, soprattutto nei fili, quelli con effetto memoria, per esempio il nylon, dobbiamo abituarci a tirare leggermente in modo da tenerlo comunque sempre un po' teso. Ok, vi lascio riprovare. Facciamo una storiella per dire agli altri che siamo online. Qua abbiamo fatto la prima sutura e stiamo continuando con la birretta. Ok, adesso facciamone un altro. Andiamo qua su Wipe Up. Ok, riprendiamo tutto quanto. Andiamo il filo. Ok, continuiamo a fare domande in chat. Questo lo possiamo anche togliere, tanto abbiamo pure male. Via. Ok. Quindi, entriamo da qui. Ricarichiamo. Facciamo con un unico passaggio. Dobbiamo entrare e uscire sempre più o meno alla stessa distanza dal margine della ferita, quindi più o meno qua saranno 3 mm da qui e 3 mm da qui, è sempre perpendicolare. Se non è perpendicolare ma è un po' storto, poi vediamo che chiudendolo i margini della ferita si accavallano e viene uno schifo. Ok, dilanghiamo. Quindi due giri, 1, 2, chiudiamo e tiriamo. Vedete, qua è messo a piatto, io tiro, mollo un po' e vedete che si è già leggermente allargato. Io quindi tengo sempre un po' tirato qua, giro un'altra volta, lo riprendo e rimango. Terzo nodo. E poi con la forbice o col bisturi, prendo le gambe. Fare un altro. Ma bisognerebbe anche cambiare filo ogni tanto, perché così ci si abitua a vedere come funzionano i fili diversi. Questo per esempio è scaduto da un po' troppo tempo. Ecco, si è un po' sminchiato tutto l'ago. Quindi cambiamo proprio filo. Lasciamo la data di scadenza perché poi sia il ferro del lago sia il filo diventano un po' un schifo. Allora, vediamo che ci abbiamo qui dentro. Abbiamo un monodrill, questo è un 3-0 che c'è effetto memoria ed è riassorbibile. Poi abbiamo tutti questi polisol 4-0 inutili. 4-0. Ah, questo è un filo 3 addirittura, in poliestere, quindi questo serve quasi a nulla. Niente, con tutti i 4-0. Vabbè, abbiamo sto 3-0, vediamo sto 3-0 quando è scaduto. È scaduto, non si legge, è scaduto a dicembre 2019. Quindi praticamente quando scadeva questo, diciamo che il primo pipistrello infettava un fontanino di guano. Ok, li mettiamo a posto qua. Riapriamolo. Vediamo che questo filo non si sbraga come l'altro. Qui vediamo come. Oh, questo non è male, è un monogrill di quelli viola, perché il monogrill spesso e volentieri è trasparente, non so se lo fanno apposta questi qua, e il monogrill trasparente quando è troppo fino non si vede, quindi voi andate a suturare con qualcosa che spesso si nasconde. Come fate a vederlo? Se il filo è trasparente, buttatecelo dentro il betadine e si colora. Questo è un trick che ho imparato solo adesso. Ormai il passare dei mesi si misura in base alla fase del Covid, e purtroppo sì. Praticamente sì, adesso c'è un'era pre-Covid e una era post-Covid. Si capisce pure quando si vedono per esempio le serie TV, c'è stata gente senza mascherina, allora è stato fatto prima del Covid. C'è gente con la mascherina, è stato fatto dopo, durante. Io intanto mi sono perso dove cacchio stava il mono, sì. Ecco, stavo ancora qua dentro. Ok.
attack. Ok, questo già è diverso perché ha più effetto memoria. E il lago è strano perché è nero. Succede quasi mai sta cosa. Ok. Riproviamo a fare un punto semplice e poi proviamo con qualcos'altro. Variamo. Entro. Esco. Sempre la stessa distanza, tiro. Lascio sti 2-3 cm, di godetta. 1, 2. Chiudo e tiro. Ecco, questo. Secondo giro. Vedi che sto sempre un po' tirando sto modo. Terzo giro. Ecco, questo già è venuto bene. Quindi tagliamo tutti e due i margini. Due. Voilà. Quanto profondamente deve essere inserito l'ago? E in base a cosa si preferisce suturare a mano libera con gli strumenti? Allora, cominciamo da quanto profondamente deve essere inserito l'ago. Allora, a seconda dei tessuti, perché se stiamo facendo adesso un punto semplice, questo si fa molto superficiale, si capisce molto meglio sul vivente, perché dobbiamo arrivare dentro il derma, e il derma si capisce perché è duro, quindi ha la stessa consistenza di questa gommina qua. Se invece siamo andati troppo profondi, per esempio se abbiamo a che fare con una vecchietta che ha un derma molto sottile, ce ne accorgiamo perché l'ago passa troppo facilmente, vuol dire che siamo andati nell'ipoderma dove c'è grasso e il grasso scivola via come niente, quindi non dà resistenza. E quindi dobbiamo andare sempre a livello del derma. Con i punti semplici dobbiamo andare, considerate, a 1-2 mm di profondità, a seconda dei casi. Ah, poi l'altra domanda, in base a cosa si preferisce suturare a mano libera con gli strumenti? Allora, si sutura sempre con gli strumenti, cioè adesso siamo, per esempio, qua siamo in chirurgia open, non siamo in chirurgia laparoscopica, quindi usiamo questi. Si sutura a mano libera solo quando abbiamo a che fare con l'ago retto, questo è un ago curvo. Gli aghi retti sono tipo gli aghi da cucito, sono lunghi così, e quelli sono gli unici aghi che vanno utilizzati con la mano, quindi con la mano si mette a suturare tipo quando ti tira meglio un calzino. Aghi curvi invece in chirurgia open sempre col portaghi, perché poi in chirurgia laparoscopica lo fai col portaghi, però il portaghi laparoscopico è un altro caso. Altra domanda, dopo il secondo giro tiriamo sempre dalla parte opposta rispetto al primo giro? Sì, dobbiamo sempre invertire. Lo faccio vedere un'altra volta perché tolgo anche dei punti. Ah, per toglierli, ho detto, dobbiamo tirare uno dei due cavi del filo, tiriamo così in modo che esponiamo il filo che sta sotto e poi tagliamo uno dei due capi, per esempio questo lo taglio e poi lo sfilo, così me lo tolgo tutto quanto. Tac. Adesso vi faccio rivedere, poi passiamo alla sutura dorati, okay, questa già è rotto le battizie. Tiriamo. Dei punti semplici, una volta che ne avete fatte 4, al quinto siete già esperti. Quindi 1, 2, senso orario, prendo, chiudo, tiro. Ok, appiatto. Adesso in senso anti-orario, quindi anti-orario così. Mi sei incastrato. Okay. Dopodiché orario, quindi un'altra volta ho cambiato verso. Adesso prendo tutti e due e posso tagliare. Dobbiamo tagliare in modo che poi risulti facile per noi toglierlo dopo in ambulatorio, quindi dobbiamo lasciare, saranno massimo 5 mm, da 3 a 5 mm. Se lo lasciamo troppo lungo è più facile da togliere, però ci impiccia quando mettiamo i fili vicini. Niente. Che se è troppo lungo poi capita sotto al filo e viene uno schifo, quindi una via di mezzo, 3-5 mm. Allora, questo è il punto semplice estroflettente, cioè dove
il nodo sta verso l'alto. Una variante che però si mette nel sottocute, quindi nel derma, è il punto semplice introflettente. Come si fa? È un pochino più complicato perché dobbiamo andare qua, quindi dobbiamo suturare il derma. Adesso dobbiamo, anziché andare da sinistra verso destra o da sopra verso sotto, dobbiamo andare prima da questa parte e poi da quest'altra. Così facendo il nodo capita sotto, perché se mettiamo i punti introflettenti nel derma, ovviamente di filo riassorbibile, il punto deve capitare sotto, perché se capita sopra poi si vede il bozzetto sulla pelle. Quindi divarichiamo, anzi andiamo quello con la pinza. Quindi da sotto verso sopra, così. Io non sono uscito dalla cute, questo è introflettente dermico. Tiro. Dopodiché mi rimonto l'ago e lo metto andando dall'esterno verso l'interno, così, esterno, interno. Questo è un punto molto importante, perché serve ad accostare il derma prima di fare la sutura epidermica, quindi tiro. Altra cosa importante è che i due cavi del filo devono capitare dallo stesso verso. Vedete che sono capitati tutti e due a destra, perché io tirando vedete che si sta chiudendo, e quindi così ho chiuso il derma. Una volta che mi sono chiuso bene il derma, poi posso fare un'intradermica molto superficiale e poi non si vede nulla. Quindi ho una sutura sia resistente, perché sono due strati, e sia bella da vedere, perché insomma ho fatto un'intradermica con un derma sottostante in punti introflettenti. Poi faccio un 2. Tiro. Ecco, vedete che il punto non si vede, adesso si sbaglia, si lega. Il punto capita sotto, quindi un punto introflettente. Ok. Allora, un po' di giro. Ok, quindi il punto è capitato sotto. Capitando sotto poi non si vede il bozzetto sulla cute. Ok. Adesso cominciamo a fare il punto Donati. Ecco qua. Il punto Donati a che serve? Benvenuto Comaz. Allora, a che serve il punto Donati? Serve quando dovete suturare un camionista. Quindi dovete suturare qualcuno con una bella pellazza dura e setosa tipo cinghiale. E quindi o voi fate 2-3 strati di sottocute, oppure fate più veloce con un punto Donati. Il punto Donati ha la particolarità che fa 2 strati in uno, perché è un punto che comincia col punto, come il punto semplice, con questo passaggio, però poi torna indietro, e quindi sono 2 strati in uno. Okay. Proviamo a farlo. Anzi, prima togliamoci questo. Ah no, teniamolo, perché poi ti faccio vedere la differenza. La particolarità adesso del punto semplice è che, come vedete, il nodo capita sopra il margine della ferita o leggermente spostato. Invece col punto Donati il nodo capita sempre o a destra o a sinistra, e insomma, per motivi estetici è meglio farlo capitare sempre o a destra o sempre a sinistra. Allora, proviamo a suturare un altro pezzo. Questo. Questo batte un po' più dritta. Mettiamolo per così. Ok, questo mi sembra poco smucinato. Ok. Quindi punto Donati. Cominciamo come abbiamo fatto prima. Quindi divarichiamo. Entriamo da una parte e usciamo dall'altra. Tira. Lascio sempre sta godetta di 2-3 cm. Adesso però faccio una cosa strana rispetto a prima, cioè mi monto l'ago al contrario. Questo è l'ago montato come abbiamo fatto prima, normale, e invece io metto la punta
verso sinistra anziché verso destra. E quindi l'ago è montato così. Ok, questo è l'ago montato al contrario per fare il secondo tempo della sutura Donati. Dopodiché, per tornare indietro, posso anche non mettere le dita negli occhielli, perché poi è troppo scomodo far così. Io di solito metto le dita un pochino più vicine, soprattutto quando ho dei ferri addominali molto lunghi, così poi basta che giro le dita oltre il polso, è una cosa molto più agevole. Quindi che faccio? Adesso devo entrare molto vicino a dove sono uscito, quindi entro qua e devo uscire molto vicino a dove sono entrato, quindi devo entrare qua e uscire qui. Quindi il primo passaggio l'ho fatto più largo, quindi sono entrato qui e uscito qui. Il secondo passaggio lo faccio stretto e un po' più superficiale, perché devo chiudere lo strato superficiale della coda, quindi entro qui ed esco qui. Vediamo come faccio. Esco letto, entro e poi esco qua. Vedete che sono un pochino più interno rispetto al punto iniziale. Ecco, tiro. Tiro un altro po'. Ok. Adesso che faccio? Giro come abbiamo fatto prima. Però vedete che il nodo capita sempre o di qua o di là, non può capitare sopra. Se capita sopra, è qualcosa di strano. Quindi giro, faccio 1, 2, chiudo. E a sto punto tiro però non perpendicolare ma parallelo al margine cutaneo. Ecco, vedete che si chiude subito. Secondo giro. E terzo giro. Ok. A posto. Quindi prendo i due e taglio. A saperlo venivo da te per farti mettere i punti sul ginocchio. Vabbè, mettere i punti sul ginocchio non è una cosa proprio difficile. Se te l'hanno messi male, direi che sei capitato veramente da macellare. Allora, poi ci chiedono se ci serve più trazione. Possiamo scegliere arbitrariamente tra un materassaio verticale o orizzontale, oppure uno dei due ci dà maggior trazione. Allora, materassaio verticale e orizzontale è un po' una trasposizione dall'inglese. Il materassaio verticale dovrebbe essere questo, dovrebbe essere il Donati. Allora, il materassaio verticale dà più trazione, quindi dà più forza di trazione, quindi tiene di più il nodo. Il materassaio orizzontale è una sutura leggermente più estetica, però è una via di mezzo, diciamo, tra il punto semplice, che è molto estetico però ha molta poca forza di trazione, e invece il Donati. Il Donati invece ha molta forza di trazione, però è brutto da vedere. Altra domanda: il punto di Donati viene utilizzato post mastectomia totale? No. Allora, i senologi seri usano solo, sempre solo l'intradermica, perché in chirurgia senologica, che è una chirurgia diciamo un po' al confine della chirurgia plastica, quindi molto delicata, molto estetica, così dobbiamo sempre utilizzare l'intradermica, anche quando facciamo una mastectomia totale quelle radicali, quindi che si asporta anche il compressore della capezzo, se no viene schifo. Il Donati serve quando c'hai tessuti che tirano molto, per esempio appunto la schiena, gli arti e così via, non il torace. Il torace si mettono sempre o punti staccati o intradermica. Queste cose, ma se andate assai orizzontale e verticale sull'acute, hanno poco senso in realtà. Quindi mastectomia, quindi interventi senologici o comunque sia anche interventi di chirurgia plastica, sempre l'intradermica, che poi vedremo. E qualche volta, i primi anni di specializzazione ho dovuto mettere materassaio continuo, anche detto greca, sulle mastectomie di signore particolarmente grosse e obese. Questo perché nelle pazienti in cui ci potrebbe essere una diastasi della ferita, per esempio appunto obese uguale sindrome metabolica, oppure anche pazienti diabetiche, hanno un aumentato rischio di descenza della ferita. Questo vuol dire che si potrebbe sbragare molto facilmente.
Quindi facendolo in tradermica, sì, è un pochino più carina, però se poco poco un punto si infetta e un lago e il filo riassorbibile si riassorbe, appunto, poi tutta la ferita mi si apre, tutta, non un pezzo. E quindi in quel frangente, quando ho una paziente particolarmente anziana, obesa, diabetica, con mille fattori di rischio, che si potrebbe infettare, solo in quel caso allora posso usare il Donati o anche il materassaio continuo, detta anche greca. E mo lo vediamo la greca. E intanto vediamo un altro po' di Donati, così li fate anche voi un pochino. Bel canale, complimenti, grazie Saretta. Allora, quindi mettiamo un altro po' di Donati, sempre col nostro Monosin. Allora, mettiamo un altro qua. Quindi, per mettere il prossimo dobbiamo andare a una distanza più o meno di mezzo, almeno o 0,3 o 0,5 mm, molto molto vicino. Quindi andiamo, qua in realtà è molto difficile da divaricare, possiamo basarci su quello precedente. Quindi mettiamo, entriamo, usciamo, tiro tiro tiro, monto l'ago al contrario, vedete che io sono il punto in cui entro è quello dove va il nodo, quindi devo entrare sempre a destra, che se no alterno e viene brutto da vedere e anche le forze di trazione sono un po' sbilanciate. Ok, primo passaggio, secondo passaggio, eccolo qua, tiro 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 e c'ho il mio Donati, eccolo qua, e posso finalizzare. 1, 2, che chiudo, secondo e terzo, voilà, e c'ho il mio secondo Donati. Quindi, prendo i due capi e taglio, tanto che il computer che sta esalando. Ok, e questo è il mio secondo Donati. Adesso un'evoluzione del Donati è una sutura che ha 3000 nomi. Da noi qua a Roma si dice greca, però l'ho anche vista come horizontal mattress continuous, quindi materassaio orizzontale continuo, oppure sutura zigzag, insomma c'è un sacco di nomi. Il razionale di questa sutura è che sarebbe un Donati che però, anziché tornare indietro sulla stessa linea, torna indietro un pochino più avanti, in modo che io vado avanti e indietro, appunto, a zigzag, però in maniera continua. Attenzione, perché questa è una sutura dove io devo per forza usare un filo riassorbibile, perché se uso un filo non riassorbibile è un casino da sfilare questa sutura, perché appunto andando a zigzag io se tiro e poi devo tirare un po' di qua, un po' di là, ed è veramente complicato. Cioè, mi è capitato di dover sfilare una greca, insomma è una cosa che poi vi ricordate perché è molto un casino. Ok, come si fa? Comincio sempre da un Donati, quindi cominciamo come se stessimo facendo il terzo Donati, siamo sempre a una distanza equivalente a quella degli altri. Questa live è la prima volta anche per te, non credo tu abbia mai suturato bevendo birra. No, su una paziente no, però insomma, quando si sta in maniera conviviale, tra specializzandi, se ti eserciti, ci sta, insomma, anzi, è anche una challenge. Perché bisogna vedere chi è che riesce a suturare bene anche dopo 1, 2, 3, 4 bicchieri. Questa è una challenge che una volta abbiamo fatto da studente a Tor Vergata. Non mi ricordo chi ha vinto, però non io. Quindi facciamo il primo punto, è un Donati normale. Quindi 1 e 2. Chiudo con un Donati normale, 2 e 3, però a questo punto, anziché tagliare entrambi i capi del filo, mi accorcio questo cavo qua e poi continuo. Che vuol dire continuo? Che ne faccio un altro,
quindi vado sempre mezzo centimetro più avanti, parto da qui e esco da lì. Ok, vedete com'è venuta? Adesso faccio la stessa cosa, monto l'ago al contrario. Entro 0,05 cm più in là ed esco esattamente alla stessa distanza dalla quale sono uscito le altre volte. Faccio così. Tiro. Ok, vedete il risultato qual è? È che vengono delle specie di trattini da una parte e dall'altra. Diciamo che è un risultato esteticamente che fa un po' schifo, insomma, però è veloce. Tanto poi se sono riassorbibili dopo un po' non si vedono. Faccio la stessa cosa e comunque ci sto a mettere un attimo per suturare qua 10 cm di ferita. Rimonto l'ago al contrario, sempre 0,5 cm dopo. Ok, comunque la domanda successiva è: che birra è? Nessuno me l'ha fatta ancora. Ok, rimonto l'ago normale, entro, esco. Federico spieghi sempre bene e chiaro, se so mettere un punto è grazie a te addirittura. Queste proprio le basi. Ok, ultimo, entro ed esco. Però a sto punto che devo fare? Esco ma non esco del tutto, mi lascio un loop, mi lascio sto pezzettino qua, quindi faccio 1-2 giri e uso questo loop come se fosse l'altro capo del filo, tac, e chiudo, giro un'altra volta e richiudo, terza volta e richiudo. Ok, vedete che è molto veloce, però dal lato estetico non è un granché, insomma. Il risultato finale è questo qui. Adesso è il casino è toglierla. Lo faccio vedere che casino che è toglierla, perché ecco, tolgo un pezzo, gli altri però mi devo andare a sfrugugliare passaggio per passaggio in modo che esca. Questo vabbè è così, farlo sul, quindi inizia come un dorante e termina come un punto, sì, esatto, sì, si termina come un punto normalissimo. Immaginate fare questo lavoro sul paziente in ambulatorio. Ve lancio certe madonne che non ve lo dico neanche. Ecco, ultimo passaggio e poi posso toglierlo. Attenzione che c'è anche qualche professore che ho, di cui non faccio nomi, ma che è convinto che la sutura greca si faccia col punto non riassorbibile. Vorrei chiedere a sto professore come tratta i suoi pazienti, insomma, togliere questa sutura fa male e è anche un po' brutto da fare, da vedere. Ok, togliamo anche gli altri. Questo qui, ok. Allora, c'è rimasto da vedere anche un po' il sopragitto che è un'altra sutura che mi fa un pochino schifo, però per dovere di cronaca ve la faccio vedere. Però è una sutura che si fa di solito sul muscolo, comunque fasce muscolari e strutture interne, quindi si fa sempre col filo riassorbibile. Come si fa il sopragitto? Allora, comincia come una sutura normale, quindi partita troppo, quindi con un punto semplice. Adesso non lo faccio perché poi lo devo sfilare, che mi riserva questo filo. Adesso, anziché andare a zig zag, vado sempre nello stesso verso, da destra a sinistra. Quindi adesso vedete la differenza con il punto di prima. Vedete che tiro, vedete che viene fuori? Secondo me è ancora più brutto della greca. Vado avanti e faccio sempre sti passaggini così.
questo è il sopragitto. Un'altra sudura, questa è ancora più veloce di quella di prima, che questo per esempio non lo usiamo, noi Xenology lo usiamo per suturare per esempio la fascia muscolare quando ci capita di fare un gettone di muscolo. Eccolo qua. E questo poi è una sutura che si può invece sfilare, perché sono andato sempre nello stesso verso anziché andare a destra e a sinistra. Batteria della telecamera scarica. Sì. Allora, 5 minuti di pausa che tolgo la batteria, cambio la batteria, cambiamo anche qua. Sfiliamo, durano niente queste batterie. Ok, intanto scrivetemi altre domande, che tanto per la cambio vi rispondo. Questa via, no, che ce n'è un'altra. Questa poi quando il video che carico su YouTube la taglio. Questa è nuova. Rinfiliamola. Adesso che c'è rimasto da fare l'entra termica, che è la sutura che utilizzo più spesso, che un chirurgo, un senologo, ma anche un chirurgo generale, un plastico non può non sapere, proprio la base, insieme anche un po' la luminosità, un pochino, senza spara flash tutto in faccia. Ok, a posto. Allora, rieccoci. Quindi facciamo l'intradermica, la sutura più bella di tutte. Che devo fare per fare l'intradermica? Innanzitutto, meglio partire da una sutura dritta, perché fare l'intradermica su una sutura circolare, tipo la Reola, è facile, però cioè, facile, si può fare, ma è molto più difficile rispetto a una intradermica normale. Ok, come si fa? Si comincia, in realtà cominciare l'intradermica è una cosa molto variabile, perché c'è chi la comincia facendo un punto semplice, chi la comincia facendo un punto introflettente. In realtà il cominciare è una cosa da scuola, quindi è abbastanza variabile. Cominciamola nel modo più semplice, ovvero facendo un punto semplice. Appunto, un punto semplice. Ok, puntino normale, così. Ok, adesso che devo fare? Devo fare tutti i passaggi successivi solo all'interno del derma. Il derma per noi è tutta la parte che sta sotto questa scelta, quindi la parte che sta sotto l'epidermide. Adesso devo divaricare bene, quindi è il tipo di sutura in cui mi serve molto l'alzum coi denti. Divarico bene, entro esattamente dove sono uscito, però esco dal derma. Vedete che sono uscito da sotto? Mi metto un po' più a fuoco. Però questo è solo il primo passaggio. Il secondo passaggio, adesso mi estrofletto molto bene e passo l'ago per così, quindi per sbiego. Entro dal derma e esco dal derma. Attenzione che questo è un tipo di sutura in cui sul pad sintetico, se non è buono, si rompe subito. Ok. Passaggio successivo, stessa cosa. Estrofletto bene. Esco nel punto esattamente di fronte. Attenzione, mai fare un passaggio che va dietro all'altro, perché si incaviglia, vuol dire che non scorre più l'intradermica. Quindi entro qua ed esco qua.
realtà se poi ci prendete la mano è molto veloce l'entra termica. Molto veloce e molto bello da vedere. Altro passaggio. Vedete qua, sono entrato solo nel derma. Così. Vedete che dal punto di vista cutaneo non si vede nulla. Estro letto e passo. Attenzione perché bisogna passare sempre alla stessa profondità. Se fate un passaggio più superficiale e un altro più profondo, nel punto in cui andate più profondo nel normale, poi si fa uno scalino e viene brutto. Ma questo si acquisisce solo l'esperienza, insomma dovete suturare veramente un sacco di cristiani prima di farla bene. Vedete che succede? Tiro e magicamente si chiude. La termica serve a questo, tiro e si chiude tutto. Un altro passaggino. E così via. Su quale frutta ci consigli di provare se non abbiamo il sintetico? Questo è un altro bel capitolo. Mo vado a prendere qualche frutta di là. Allora, di solito si comincia sulla banana. Però sulla banana potete fare il punto semplice e il punto donati. Sono tutte le cose cutanee. Potete fare in realtà anche la greca e il sopragitto. Tutto tranne l'intratermica, perché l'intratermica sotto la buccia della banana c'è sta la banana. E la banana non è come uguale al derma, è uguale all'ipoderma, quindi è tessuto molto meno duro. Giusto se utilizzate una banana molto acerba, forse potreste riuscire a fare un'intratermica, altrimenti molto difficile, molto difficile. Poi la cosa migliore per chiudere l'intratermica è uscire dalla punta della ferita. Vi faccio vedere, allungo un po' l'intratermica. Passaggio. Penultimo. Qua si sta cominciando a sbragare. Andiamo un po' più profondo. Ultimo passaggio. Anzi no, faccio un altro. Qua c'è uno spazio. Quindi così. Nell'ultimo passaggio vado qua, quindi centrale, ed esco e tiro. Vedete che tirando mi si è chiusa. È questa l'arancia. L'arancia è peggio della banana perché sotto la polpa dell'arancia è succosa, quindi a parte che si ossida molto più velocemente, però ti dà un'impressione diversa. Perché quando buchi la buccia dell'arancia, che spesso è anche più sottile di quella della banana, senti subito l'ago che ti sfugge. E quello è una sensazione quando buchi una cisti, per esempio. Però non è la sensazione quando buchi il derma di una persona reale. La banana ci assomiglia di più, quindi comprate banane acerbe. E l'ultimo pezzo di intratermica, vedete questo buchino qua, è il punto più critico. Qua dovete fare dei passaggi molto molto vicini. Poterlo affiancare qua sul pad sintetico quasi impossibile. Quindi per chiudere questo passaggino la cosa migliore da fare è metterci un altro punto semplice. Tanto, insomma, se mettete un punto di accostamento, si chiamano, sull'intratermica non succede niente. Al massimo il professore vi dice no, perché non si mette un punto di accostamento. Sti cavoli, si lo fanno tutti. Ok, potete chiudere così e lasciare l'ago anche libero, perché tanto l'avete chiuso da una parte, qua può rimanere anche così. Oppure c'è chi lo mette in questo modo e poi ci appiccica uno steady strip o un cerotto, è uguale, tanto comunque non si sfiderà mai un'intratermica che è chiusa, che è fissata da una parte. E c'è chi in realtà comincia e finisce senza fissare l'intratermica, così poi si sfila meglio. Si può anche fare, all'Humanitas si usava così, è sempre una cosa che varia da scuola a scuola, però insomma c'è la piccola remota possibilità che la paziente si sfidi da solo l'intratermica se è un paziente particolarmente irruento, e quindi insomma anche qua la selezione dei pazienti è fondamentale, quindi bisogna
anche in chirurgia d'urgenza, qualunque chirurgia, bisogna sapere chi stiamo operando, quindi com'è più o meno il paziente che abbiamo di fronte. Ok, quindi prendo, tiro, vedete che è la sutura più facile da sfilare, perché basta che tiro e se ne va via tutta. Ok, allora queste sono le suture più comunemente usate. Allora, io adesso vi farei vedere anche come si fanno i nodi. Anzi, non vedo. Anzi, proviamo la banana, che me l'avete chiesto. Ah, prende la banana. Abbiamo la banana. Vediamo che succede suturando la banana. Innanzitutto, quale lato la colichiamo? E questo è il lato più lungo. Si pratica un'incisione alla banana. E io proverei a fare un punto semplice. Quindi questo è inutile, tanto divaricare la banana mi pare abbastanza inutile. Ecco, vedete che mi affonda subito e poi dà una sensazione molto diversa, perché la buccia è molto più rigida di una pelle umana. Vedete che viene fuori, tiro. Ecco, qua la differenza è che non si sfila, perché rimane incollato dalla polpa della banana. Quindi altra differenza. Adesso tiro. Ed eccola qua. Ok, questo è il punto semplice sulla banana. L'arancia non ce l'ho però. Però insomma, le differenze sono quelle che vi ho detto all'inizio. Ecco, l'altra cosa è che quando mi tiro, si leva con fin troppa facilità. Invece avete visto prima di togliere un punto, ce ne vuole di forza. Quindi, insomma, non si può fare molto bene. Ok. Allora, ultima cosa che proverei a fare sono i nodi. So che avete esperienza, con i nodi, però i nodi servono, appunto, come avevo detto prima, a fare in modo di chiudere un vaso che sanguina, un vaso grosso, perché se un vaso piccolo sanguina basta coagularlo e finisce lì. Un vaso grosso bisogna legarlo. Quindi qui, quando si lega un vaso, serve anche questo, serve la teglina. Per esempio abbiamo questo, facciamo finta che è un vaso. Ok, il vaso l'ho chiuso con la ghellina, quindi per adesso non sanguina, però se la riapro sanguina. Quindi che devo fare? Devo prendere un altro filo e farci una legatura attorno. Quindi ho chiuso questo, se ne sta lì, io prendo il filo, come filo, e lo metto attorno alla ghellina, così. Dopodiché chiedo al mio assistente di spostare un pochino la ghellina così, se non lo faccio da solo lo chiedo alla ferrista. E poi eccolo qua, ho il mio filo. Invece ho un po' lo zoom perché se no non si vede niente. Ok, allora per chiudere i nodi ci sono varie tecniche. Cominciamo da quella più basilare, che è quella tipo a nodo delle scarpe. Quindi io incrocio i fili, giro il filo sopra l'altro e tiro. Poi una volta che lego devo sempre metterci il pollice, l'indice per terminare. Quindi faccio così, uso questo, uso il medio per allargare un po' il nodo. Così,
Apro. Così. Questo lo potete fare pure con all'inizio con i lacci delle scarpe, con gli Scooby-Doo, chi ancora ce l'ha. E questo è un modo abbastanza lento, un po' goffo, però che funziona. Ok. Noi che siamo fighi, invece, andiamo avanti, ne facciamo una versione un po' più veloce. Anzi, due versioni più veloci. Queste sono quelle che poi abbiamo anche fatto in un tutorial di qualche anno fa con Valerio sui nodi. Lui li chiamava 4 sopra, 4 sotto. E anche questo poi sui nomi delle tecniche, insomma, c'è sta tutta una letteratura dietro. Allora, cominciamo da quello che è questo A, 4 sopra, 4 sopra. Ok. Come si fa? Mettiamolo qui. Ah, dovete tenere i fili così, con due dita da una parte e due dita dall'altra. Con la destra tenete dritti e indice e anulare, medio e anulare, tenendo sempre il filo con le prime due dita. Mettete queste due dita sopra il filo, le girate, andate dietro l'altro filo, vedete che abbiamo fatto un 4, questo è una forma di 4. Con l'anulare tiriamo questo filo dietro a quello di sinistra e poi tiriamo così. Praticamente fa tutto l'anulare. Che l'anulare si prende il filo e lo gira attorno a quello di sinistra. Così. Sui fili è importante saperli fare anche con l'altra mano. Anche con l'altra mano non ne faccio tanti adesso perché ho il lago ancora attaccato e sicuro mi buco. Vedete? Così. Giro. Questo facendolo un po' di volte poi diventa molto veloce. Vedete che poi rispetto al nodo delle scarpe è una cosa molto più elegante. Non so se qualcuno di voi l'ha mai provato a legare così. Ok, da una parte e dall'altra. Questo è 4 sopra. E poi fate. Se fate attenzione quando andate. Ciao Marco, Marco 10, grazie. Se fate attenzione quando andate nei reparti di chirurgia e vi sedete sulle sedie della sala medici, le sedie sono piene di ste catenelle. Perché quando un chirurgo si annoia, lui prende il filo e si mette a annodare. Lo facevo anche io, soprattutto da studente di medicina. C'avevo la sedia mia a casa dei miei, che è piena ancora di questi Scooby-Doo. Questo nodo me l'avevo insegnato al SISMI in università. E sì, uno dei nodi più che vengono insegnati per primo. Tranquilletta. Anche fare i nodi con 2-3 birre diventa complicato. Allora, dopodiché facciamo quell'altro a 4. Quello era 4 sotto, questo è 4 sopra invece. Questa volta i fili non li devo tenere così con le prime due dita, ma con le ultime due dita, quindi così. All'inizio è un po' più complicato. Quindi le ultime due dita tengono il filo. Adesso devo tenere il filo teso tra il pollice e l'indice. Poi faccio questo movimento e l'indice invece si porta il filo all'interno di un'asola formata dall'altro filo. Così, giro l'indice, mi si è staccato tutto, quindi il vaso l'ho perso. Indice, gira. Così. Non si alternano, cioè una volta 4 sopra e una 4 sotto? Questa è un'altra cosa che va molto ai kip. Allora, sì, da scuola infatti, poi ci voleva arrivare, però mi è piaciuto. Teoricamente sì, vanno alternati.
Quindi vanno fatti 4 sopra, 4 sotto, 4 sopra, 4 sotto. Perché? Perché una volta che ho finito questo, tac, mi trovo già nella posizione per fare quell'altro. E la stessa cosa, quando ho finito di fare questo, già mi trovo nella posizione di fare il 4 sopra. Quindi la cosa più intelligente da fare è alternarli. Questo sempre da scuola, perché in realtà io quello che faccio è che quando mi trovo meglio col 4 sotto, faccio il 4 sotto. Quando invece sto con un filo un po' più lungo e mi trovo magari in una posizione più comoda, allora faccio quell'altro. Se no, è come se con il portachi alternassimo destra e sinistra. No, in realtà. Queste sono due tecniche da fare sempre con una mano. Perché io posso anche alternare destra e sinistra. Qui invece sto alternando sempre con la destra due tecniche. Però la mano che fa il filo è sempre la destra. Tac, sempre la destra. Però posso anche alternare, insomma, faccio un po' il funambolo perché me la tiro. Però insomma l'importante è fare la tecnica con cui vi sentite un po' più veloci, un po' più esperti. Perché questo magari lo state facendo adesso così che state tranquilli con la biletta sul paddino di gomma. Però fatelo poi, sembra il meme quello con Elio, fatelo con i guanti bagnati, perché il salvapelatore è pieno di liquidi, grasso, sangue, eccetera. Col primario che vi guarda, l'anestesista che fa così, che vi dice no, che io devo andare a dormire, la ferrista che vi guarda male perché si dice madonna questo quanto è sega, e magari anche qualche altro collega che vi guarda non lavato. Fatelo in quel momento, e allora è meglio fare qualcosa che abbiamo provato già 40 milioni di volte, quindi siamo strasicuri di farlo. Quindi insomma sì, va bene farlo, no? Farlo così. Però è come quando ripetete a un esame, dovete andare fuori dalla comfort zone, se no non fate veramente una simulazione. Ecco qua, quindi ho fatto la mia repetella. Io per esempio faccio sempre, quasi sempre questo, perché mi trovo un po' meglio. Questo ve lo faccio. Questo mi capita di farlo quando ho il filo particolarmente corto. Perché proprio la tecnica è più facile, anche si può fare anche con un mozzichino di filo. Ok, finisco sta biglietta. A posto. Niente, queste erano praticamente le tecniche più utilizzate e che utilizzo anch'io più spesso. Quindi, che birra è? È una birra che mi sono fatto da solo. Lo chiamo Frusonenbrau, perché mi sono comprato prima della pandemia mi ero comprato un kit per fare la birra, e durante la pandemia che fare, non si può comprare niente, scaffali vuoti, e me la sono fatta da solo. E la prima è venuta uno schifo perché ho messo troppo zucchero e appena l'ho aperta faceva tipo geyser ed è venuta dolce effetto geyser, quindi una schifezza. Questa è la terza ondata, è venuta un po' meglio, quindi praticamente a generazione, e può essere interessante perché poi a seconda di come mischi i malti viene una cosa diversa. Ok ragazzuoli, stiamo in chiusura, rispondo a se avete qualche altra domanda in generale su medicina, sedi di specializzazione, chirurgia, reparti. È arrivata anche Giulia, quindi se avete domande anche di endocrinologia o di andrologia, sì, a cavolo, rispondiamo. Insomma, si è fatta una certa, tra un po'. Ragazzi, non siate timidi, questa è la prima, quindi ci sta che ancora non siete molto avvezzi alla chat. Vediamo un po' se ci abbiamo qualche altra notizia.
Riguardo la specializzazione, c'era quella notizia secondo cui alcuni parlamentari della Lega hanno proposto un emendamento a non so che cacchio di cosa per riportare la specializzazione a quando era prima, cioè demandata ai vari concorsi locali. Secondo me è stata una sparata così, perché insomma sarebbe una bella rivoluzione in senso inverso, quindi in negativo, perché se lo sapete, una volta si entrava per conoscenze, si faceva una specie di lista, c'era una lista d'attesa, quindi tu andavi a frequentare l'ultimo anno, chiedevi la tesi e poi, parlando un po' con gli specializzandi, capivi in quel reparto quanti anni toccava aspettare. Quindi magari stavi in cardiologia, era parecchio ambita, c'erano parecchi studenti frequentatori e tu sapevi che dovevi aspettare 3 anni prima di poter entrare. Quindi ovviamente poi c'erano magari qualcuno che saltava la fila perché era amico, zio, parente del primario, e quindi facevano tutte queste logiche molto baronali. Adesso, certo, il concorso è parecchio incasinato e ancora non tantissimo meritocratico, perché insomma c'è chi è più esperto, magari c'è chi per culo quell'anno capitano più domande di una materia che sa benissimo, di neurologia, e va avanti, oppure chi per conto suo è più avvezzo a fare le domande a risposta multipla e in quel caso è avvantaggiato, altrimenti no. Quindi insomma sarebbe un tornare indietro di parecchi anni. L'altra notiziona è sul concorso che adesso lo faranno a maggio, cioè a maggio, a luglio, quindi notizia dell'ultima ora che si sa adesso. È una cosa molto strana perché è parecchio complicato organizzare un concorso in così poco tempo, e tutti pensavano che si facesse a settembre, insomma, per vari motivi. Invece sembra che insomma si sia esposto addirittura il ministero, e quindi probabilmente si farà, cioè quasi sicuramente si farà a luglio. Quindi adesso, per chi si laurea a luglio, lo può provare, perché insomma provare il concorso è sempre uno stress da affrontare, quindi prima lo affronti e meglio è. D'altra parte però hai pochissimo tempo per prepararti, perché l'ultimo anno non è che c'è gente che si prepara al concorso. La cosa che si fa l'ultimo anno di medicina è preparare la tesi, quindi frequentare il reparto, capire che vuoi fare da grande, eccetera. Quindi insomma è una cosa parecchio scomoda per molta gente. A settembre, già sapendolo con l'arco anticipo, ci si poteva preparare in qualche mese, soprattutto d'estate, passando l'estate sui libri. E quindi insomma per molta gente sarà un po' una bella batosta. Allora, sono 19:19, direi che possiamo concludere qui, e poi vi lascerò su Instagram parevi specializzazione emergenze. Allora, c'è medicina, mi pare che c'è adesso medicina d'urgenza e chirurgia d'urgenza, non so manco se chirurgia d'urgenza c'è, esiste ancora. E in realtà è una specializzazione che ti forma tantissimo, quasi come anestesia, perché dovresti imparare a gestire cose e situazioni molto disparate, sia dal punto di vista medico che chirurgico, a seconda di medicina o chirurgia d'urgenza. Sia solo emergenza urgenza, medicina emergenza urgenza, quindi è solo medico. Prospettive future parecchie, perché se andiamo a pensare a tutti quanti i reparti di medicina d'urgenza o anche di pronto soccorso, cercano sempre medici, e ne cercano talmente tanti che spesso cercano anche medici che non sono specializzati in medicina di emergenza urgenza, e quindi c'è un sacco di lavoro nel pubblico. Però c'è solo nel pubblico, o quasi solo nel pubblico, perché sono in pronto soccorso privati, non so manco se esistano. Quindi sì, lavori subito, però insomma i turni di lavoro spesso sono quelli che sono, insomma, appunto chirurgia, medicina d'urgenza, i turni sono massacranti, ore lunghissime, stress a non finire,
E quindi, insomma, è un tipo di vita particolare che ti dà molte soddisfazioni, perché veramente salvi la vita della gente appena arrivi. Però, insomma, devi rinunciare a una parte di vita sociale, questo, insomma, è da tenere in considerazione. Un parere su buone sedi di chirurgia generale. Allora, di quelle che ho visto io, cominciamo da quelle che ho visto io. Io ho visto Humanitas, Milano Statale, chirurgia, le due chirurgie di Roma pubbliche, cioè chirurgia Tor Vergata e Sapienza. Allora, la migliore di quello che ho visto io è Humanitas. Perché? Allora, è nata adesso, quindi diciamo che dal punto di vista organizzativo devono un po' ingranare, però è un parco giochi per chirurghi, perché ti fanno operare tantissimo, hanno un botto di sale, hanno il robot, hanno anche una sala di simulazioni con un robot che è costato 100.000 euro a forma di persona che si lamenta, devi fare la diagnosi, devi cercare di gestirlo, quindi è molto avanzato da quel punto di vista. Ancora ci vuole un punteggio molto alto per arrivarci, però una volta che sei entrato l'ambiente è molto friendly, quindi da quello che ho visto io non c'è tanta competizione, anche perché insomma da operare ce n'è parecchio, anche da scrivere, quindi da pubblicare scientificamente, soprattutto il reparto di Zerbi, quindi chirurgia pancreatica, so che anche il reparto di chirurgia generale e proctologia, insomma, pubblicano parecchio e a livello molto alto. Sapete che quando si pubblicano argomenti di chirurgia ci si deve accontentare di impact factor abbastanza bassi, perché noi chirurghi sappiamo scrivere peggio di solito rispetto ai medici. Però lì si pubblica tanto, si scrive tanto e si opera tanto. Diciamo che il rovescio della medaglia è che Rozzano è un paesello sperduto alla periferia di Milano, immerso nella nebbia, quindi c'è poco da fare. A Rozzano non c'è nulla da fare, quindi zero spaccato. Però insomma, col tram arrivate a Milano, arrivate al Duomo in un'oretta, quindi per forza dovete farvi la macchina, così almeno potete soggiornare a Milano, magari a Biadegrasso. Mi ricordo quando sono andato sommerso dalla nebbia, sì, da Roma a Rozzano è stato proprio un bel cambiamento. Io mi ero un po' abituato alla nebbia, perché sono andato anche a Vittorio Veneto e lì un po' di nebbia ce n'era parecchia, però insomma ci sono anche 3 mesi a Bergamo e 3 a Castellanza da fare per forza. Sì, questa è una cosa che hanno introdotto di recente, le rotazioni. Io sono amico degli specializzanti che erano proprio i primi in assoluto, e a loro gli hanno dato tipo una settimana di preavviso, cioè loro avevano preso casa a Rozzano o Rozzangeles, come la chiamano loro, presa con larghi mesi di anticipo. Poi gli hanno detto una settimana all'altra: no, la settimana prossima devi andare a Castellanza. C'è stato uno specializzato di Olevano Romano che manco sapeva che cacchio era Castellanza e diceva: ah, devo andare a Castellanza, bello, interessante. Quindi insomma mi sono dovuto imbarcamenare, e questo è il motivo per cui vi dicevo che dal punto di vista organizzativo c'è da migliorare, perché penso che adesso un po' di preavviso ci sia, però all'epoca mi ricordo ancora gli impropri, le bestemmie dei miei amici che dovevano andare a Castellanza, diciamo, sti deficienti, non ci potevano di prima, adesso ho preso 3 mesi di affitto qua a Rozzano, da Bergamo a Castellanza, assurdo, devi fare la valigia e andare in quel di Bergen, sì, purtroppo sì, devi prendere, fare la valigia e andare, quindi magari se c'è la macchina bene, perché poi anche, mo non mi ricordo i chilometraggi, però mi pare sia fattibile fare frontaliere, avanti e indietro, però insomma ti devi un po' organizzare, quella è la sola. Poi serie di chirurgia pediatrica, allora il Bambin Gesù Uber Alles, anche all'Humanitas fanno un periodo di rotazione al Bambin Gesù di Roma. È praticamente penso l'ospedale migliore, se non uno degli ospedali migliori per la chirurgia pediatrica. Un altro ospedale molto buono è il Gaslini di Genova.
se vi piace Genova, andate al Gaslini di Genova, perché insomma operano tanto e operano ad altissimi livelli. Là a Genova, se qualcuno di voi ci va, posso mettere sotto l'ala di un amico mio, amico anche di Valerio, e quindi insomma vi può dare una mano, perché lui adesso è strutturato lì, è passato subito da specializzando a strutturato, e quindi vi può dare una mano. E però che ho letto anche di chirurgia bariatrica, sulla bariatrica, anche sulla bariatrica, che sarebbe sempre generale, l'Humanitas è molto forte. Là c'hanno un reparto di chirurgia bariatrica con un primario molto simpatico di un napoletano casertano, col quale insomma ci prendevamo sempre in giro tra senologi e bariatrici, perché c'avevamo le sale vicino. Ma sono molto bravi e fanno un sacco di chirurgia bariatrica. Noi a Messina abbiamo una convenzione con Mattioli del Gaslini, che abbiamo creato al Policlinico di Messina. Beh, buono. No, Mattioli non lo conosco, però insomma la scuola è una delle migliori in Italia. Quindi insomma, se uno vuole fare chirurgia pediatrica e va al Gaslini, diciamo che ha vinto, anche se non so adesso. Dovrebbe stare sotto l'Università di Genova, e quindi penso che sia lì, a Genova, che c'è stato San Martino e Gaslini. Opinione su chirurgia pediatrica a Brescia. Non so nulla di chirurgia pediatrica a Brescia. E no, non mi è mai capitato di avere qualche specializzando che abbia ruotato lì. Anche perché pure la chirurgia pediatrica è un po' una nicchia, un po' come la cardiochirurgia. Quindi insomma le opinioni sono poche. Grazie comunque. Insomma, io ho ruotato più chirurgia generale, qualche volta ambienti di plastica. Quindi Valerio al Gaslini? No, Valerio non è al Gaslini, Valerio sta qua a Roma. Adesso sta in una clinica privata intorno a Pomezia. E un amico suo sta, un amico nostro, sta al Gaslini. E su questo c'è da dire che una volta che uno esce dalla specializzazione deve cominciare a fare delle scelte. Una delle scelte migliori, cioè principali, che si fanno è riguardo la sede, perché in alcune realtà, soprattutto al centro sud, se non ti sposti devi, probabile che devi aspettare parecchio prima di trovare un contratto a tempo anche determinato, però nel pubblico. Quello che di solito si fa è cercare delle cliniche private o private convenzionate che ti facciano lavorare senza ovviamente passare per concorsi e cose varie. Quindi insomma quasi a chiamata diretta, fai il colloquio, dai il curriculum e poi se ci hanno posti li prendono, e spesso con contratti a partita IVA, quindi magari a prestazione. Cioè per esempio molti contratti che vanno adesso, e tu vai con partita IVA e ti danno, quando operi, il 10% del DRG o similari, più una certa percentuale delle visite in SSN, quindi le visite che fai col CUP, e di solito il 70% delle visite in privato, le visite che vengono solo per te. Tu metti tu il prezzo, di solito per un neo specialista si va attorno ai 100-120 euro per una prima visita e 180 euro per un controllo, a seconda della sede di questa clinica. Cioè, se vai ai Parioli qua a Roma puoi sparare un po' più sopra, se vai a Ostia o a Scampia devi un po' abbassarti, perché sennò non ci verrà nessuno da te. E quindi queste sono anche queste sono considerazioni da fare poi dopo, quando uno esce dalla specializzazione, perché insomma il contratto pubblico per adesso è un po' complicato da acquisire, soprattutto se vuoi rimanere dove sei. Certo, se vai in realtà più dove c'hanno più fondi, come appunto la Lombardia, il Veneto, la Liguria, hanno più contratti, hanno più soldi, e quindi è più facile che trovi qualcosa. Appunto l'amico di Valerio è andato lì perché c'era un concorso in Liguria e ha preso un posto, è arrivato lì da Roma, quindi ha dovuto traslocare quasi a tempo indeterminato, perché insomma una volta che cioè se vai in specializzazione o vai a medicina sai che
prima o poi potrai tornare. Se invece accetti un concorso, un posto in SSN, quindi nel pubblico, in un'altra città, e allora è, diciamo che è molto più complicato tornare indietro, a meno che non fai un ricongiungimento familiare, cioè quindi vuol dire che ti sposi, c'hai la moglie a Roma e poi fai il ricongiungimento familiare nel pubblico, altrimenti è molto difficile, insomma, queste poi sono tutte considerazioni che poi possiamo fare anche un'altra volta in un'altra live, perché è molto complicato il passaggio da specializzando a specialista, e ci sono un sacco di cose che ovviamente a medicina non vi dicono perché è ultra prematuro, ma neanche in specializzazione, quindi sono tutte voci di corridoio che si devono sapere per stare un pochino più preparati a quello che verrà dopo. La cosa positiva è che dicono che tra un pochino si sbloccheranno molti più contratti per via del recovery fund, come si chiama, insomma arriveranno più soldi da destinare alla sanità, non solo ai reparti Covid, perché si spera che tra un po' il Covid sia da considerare quasi acqua passata, e quindi dovranno aumentare i fondi per tutte le altre specialistiche che sono rimaste indietro dall'emergenza pandemica, e quindi soprattutto benvenuto Peppe 85, 95, non so perché se l'avevo visto prima. E quindi che succede? Succede che arriveranno più fondi, arriveranno più contratti, e se spera arriveranno più concorsi pubblici, perché tanto è tutto con concorsi pubblici. Tu partecipi al concorso, fai una prova che di solito è scritta più una prova orale, vai in graduatoria, prima o poi ti prendono, e di solito nel pubblico è a tempo indeterminato, quindi con lo stipendio, eccetera. Speriamo, perché nel pubblico tutti i reparti sono sotto personale, dal medico all'operatore sociosanitario. Sì, e in Italia c'è questa situazione particolare, ho finito pure la birra, per cui gli ospedali sono tutti sotto organico dovunque, soprattutto al sud, però non assumono perché non hanno soldi. Quindi che succede? Chiudono, anziché mettere fondi per nuovi contratti, chiudono reparti, accorpano reparti. Al Policlinico all'Umberto I l'ho vista benissimo sta cosa in 5 anni di specializzazione, perché una volta c'erano addirittura 6 chirurgie, quindi la prima chirurgica, la seconda chirurgica, la terza chirurgica, adesso l'hanno accorpate tutte e praticamente è rimasta solo la terza chirurgica, tutti quanti l'ha ammassati anche a causa Covid, con due misere sale operatorie, mentre prima al Policlinico Umberto I, cioè di sale operatorie, ce n'erano praticamente una ogni chirurgia, quindi tipo 10-12 sale operatorie, una cosa assurda. E quindi molti ospedali, soprattutto un po' più vecchi e di periferia, stanno facendo la stessa fine, quindi si accorpa tutto, i medici che vanno in pensione non li sostituisci, però insomma questo lo puoi fare fino a un certo punto, perché non è che poi puoi far affossare la sanità pubblica completamente, perché ricordiamo che anche se la bistrattiamo, la sanità pubblica italiana dà la vista a un sacco di sanità pubbliche di altri paesi. Se consideriamo per esempio la Spagna, c'è un amico mio che fa non so che cacchio di lavoro, di un HP gestionale, e dice che la sanità pubblica in Spagna fa abbastanza schifo, un po' come quasi come in America, dove se sei poveraccio un altro po' ti lasciano per strada, se invece hai soldi vai in una clinica privata e ti trattano benissimo. Anche l'NHS inglese ha parecchi buchi, in Francia, in Germania, invece, in Austria invece so che la situazione è molto buona per la sanità pubblica. Però insomma non è scontato avere una sanità pubblica in generale, anche in Europa. Uno dice vabbè, in America si sa, però insomma è un po' da considerare. Specializzazioni chirurgiche all'estero, consigliate? Dove? Allora, le chirurgiche, sì, sono molto consigliate all'estero. E questo dipende, perché allora se si vuole restare all'estero, allora consiglierei qualche paese vicino, come per esempio un paese francofono o tedescofono o teutofono, quindi insomma Germania, Austria o Francia, perché comunque soprattutto in Francia vi guarderanno sempre con la puzza sotto al naso, però insomma
prima o poi vi integrerete. E sono paesi simili al nostro, alla fine sono più organizzati, si opera tantissimo e benissimo. Io sono fatto l'Erasmus in Germania e ho visto da studente cose fantascientifiche che poi ho rivisto solo all'Humanitas, per dirne una. Un'altra mia amica è stata, ho due compagni dell'università che adesso fanno i chirurghi, una in Belgio e l'altra in Francia, si trovano benissimo, si sono anche integrati. Però insomma, da quello che ho visto parlando con loro è che anche dopo anni e anni tendi un po' a ghettizzarti, quindi tendi un po' a uscire più spesso con gli italiani, a fare combriccola con gli italiani, la gente del posto non ti accetterà mai al 100%. E quindi insomma, anche l'amico mio che sta in Spagna, che la Spagna, cioè Spagna e Italia sono quasi la stessa nazione, comunque sia dopo 5 anni non è che si è integrato al 100%, e quindi c'è questo da tenere in considerazione. Per quanto riguarda l'America invece, ha maggior ragione, perché l'America è un melting pot, quindi c'è più possibilità di integrazione, anche perché in molte città c'è una comunità italiana fortissima, per esempio New York, una su tutte, o anche Washington. Però è un sistema completamente diverso dal nostro, ci sono molti più soldi rispetto a noi, quindi insomma fai veramente, se sei radiologo o chirurgo in America vai in giro in Porsche, ve lo dico, c'ho un amico radiologo in America e c'ha il Porsche, quindi insomma di soldi ne fai parecchi. Però la possibilità di entrare là dentro sono scarse, perché bisogna fare una cosa che si chiama USMLE, che è diciamo una specie di esame di convalida della laurea italiana in laurea statunitense. Sono tre step molto lunghi, molto difficili, devi sapere l'inglese benissimo, devi avere insomma il proficiency d'inglese o l'IELTS a livelli avanzati, tipo più di 7, e sono molto difficili anche gli step in sé. Ci sono uno step preclinico, uno step clinico e uno step pratico, e quindi tutta la procedura dura tipo 3 anni. Quindi se volete andarvi a specializzare e poi a fare il medico e trasferirvi completamente in USA, considerate che dovete sprecare 3 anni in fare tutto questo percorsone grosso. E per questo insomma, se uno, la cosa migliore è imparare o il francese o il tedesco, perché soprattutto in Germania, in Austria, cercano molto medici, e i medici italiani sono molto apprezzati perché hanno la fama di essere medici molto completi dal punto di vista teorico, quindi soprattutto medici non chirurghi. E là poi là prendono la chiamata diretta, quindi vuol dire che tu vai in tale ospedale di Feldkirch, provincia di Francoforte, parli col primario, tac, e sei assunto poi da 5.000 euro al mese netti, non come da noi che parti da 2005. E quindi insomma sono tanti soldi, la vita costa pochissimo in Austria, perché c'ho anche un'amica austriaca che è venuta con me in università, quindi è una buona scelta se riuscite a parlare il tedesco, è una delle lingue secondo me meno, più difficilmente apprendibili al mondo, seconda solo al cinese e forse al magiari. Ho visto Giulia che in Inghilterra la specializzazione è completamente diversa, eh sì. Chi non conoscesse, Julie Medicine adesso sta in Inghilterra, e a parte che fa orari proprio assurdi, cioè che c'è tipo un giorno libero una volta ogni tanto, turni assurdi, cerca persone che ti massacra, però ha fatto sta scelta, per secondo me sta imparando veramente tantissimo, come non potrebbe mai imparare in Italia, e secondo me si sta anche integrando bene. Però insomma, quelli sono, non sono manco scelte formative, sono scelte di vita, quindi devi vedere tu che affetti hai, che legami hai con l'Italia, quanto puoi spostarti, quanto puoi e vuoi spostarti, quanto sei portato per il lingua, insomma sono una serie di variabili da tenere in considerazione, cioè non è una cosa sola da pensare. Vabbè raga, a me mi sta cominciando a venire fame, voglio un'altra birra magari. Qua ci va la pizza, quindi magari mi sa che Giulia ha ordinato la pizza, poi no, ha messo la pizza scaldata. Quindi niente, spero che vi sia piaciuto questo prima live, e comunque ho visto che almeno
dai 30 più a 50 persone hanno partecipato, quindi insomma per iniziare ci può anche stare. Le prossime dirette le faremo un po' più chiacchierate, così magari con qualche ospite, magari invito Peppe o invito anche Giulia o Giulia mia o Giulia in Medicine, per fare una discussione un po' più mirata. E per il resto insomma dai, la prossima volta saremo di più. Sì dai, prima o poi cresceremo anche qua su Twitch. E il fatto di Twitch è che fino all'anno scorso era solo gaming. Lo porterò anche io un po' il gaming, perché insomma sono un gamer da quando avevo 5 anni. Quindi porterò giochi stupidi, quindi The Binding of Isaac, GTA con alcuni amici, quindi cacate insomma. Quindi insomma farò anche quello. E però farò anche formato un po' più serio, magari con qualche ospite, insomma come fa anche Barba Scura, che adesso si è fatto Twitch. Quindi niente, la prossima volta saremo di più, sempre mai troppo seri, sempre con magari una birretta in mano o qualcosa di simile, perché a noi essere troppo sobri non ci piace, quindi sempre con quel tocco di cazzeggio che non guasta mai. E niente, grazie di averci seguito in questa prima live sperimentale, e noi ci becchiamo prossimamente qua su Twitch, su YouTube, su Instagram, dove pare. Ciao ragazzi.